Buongiorno, sono Fulvio Ricci, professore di matematica alla Scuola Normale e uno degli organizzatori di questa giornata, e anche a nome degli altri organizzatori, professore Fulvio Esposito, capo della segreteria tecnica del MIUR, Patrizia Marti dell'Università di Siena e della Technical University di Eindhoven, Gino Roncaglia dell'Università della Tuscia, voglio darvi il benvenuto, ringraziare tutti per la presenza, ringraziare in particolare il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, professoressa Maria Chiara Carrozza, che è con noi. Questa giornata è stata promossa congiuntamente dal MIUR e dalla Scuola Normale, e voglio ringraziare lo staff della Scuola Normale che ha curato allestimento e organizzazione, in particolare la dottoressa Elisa Guidi che lo ha coordinato, e voglio anche ringraziare per il supporto fornito lo staff della segreteria tecnica del MIUR. Alcune informazioni. Questa giornata verrà seguita in diretta streaming, sarà diffusa in diretta streaming su Rai Educational, e chi appunto la seguirà tramite streaming potrà comunicare, ecco, con questa sala, con via Twitter, l'hashtag è cancelletto scuola digitale tutto attaccato. Purtroppo non tutti i partecipanti hanno potuto avere posto in questa sala, e, ma ci stanno seguendo in video, in audio da un'altra sala, un'altra aula della scuola. Due parole sul tema di questa giornata. Il tema dell'adozione della forma digitale per libri di testo e altro materiale didattico è di grande attualità e richiede una riflessione sulle modalità del suo impiego che, insieme agli aspetti più propriamente tecnici, coinvolgono la natura e la funzione stessa del libro di testo. Chi come me è abbastanza anziano ricorda quando il libro di testo era essenzialmente l'unica fonte scritta a cui lo studente potesse attingere. Per la mancanza o difficile reperibilità di altri strumenti si creava una gabbia in cui era confinato ogni studente nell'apprendere e ogni docente nell'insegnare. Non esistevano le fotocopiatrici. Con l'avvento di queste si aprì la possibilità per i docenti volenterosi di ampliare il materiale didattico scritto con la distribuzione di pagine estratte da altri testi o anche di comporre in forma scritta proprie integrazioni su singoli punti del programma e quindi distribuirle agli studenti. Col tempo la frequenza e l'ampiezza di tali integrazioni sono tendenzialmente aumentate, assumendo a volte un peso preponderante rispetto a quello del testo ufficialmente adottato, ma magari usato solo parzialmente o addirittura messo da parte. In questo modo è stata messa in discussione la natura stessa del libro di testo, e la politica delle case editrici è cambiata di conseguenza con la comparsa di fascicoli complementari accanto al testo vero e proprio, oppure con sue scomposizioni modulari. Si possono dare diverse valutazioni sugli effetti di questo fenomeno. Stimola la maturazione individuale, alla sistematizzazione personalizzata del sapere, oppure destrutturazione e parcellizzazione del sapere stesso? Stimola la realizzazione di scelte didattiche proprie da parte dei docenti o abbassamento della qualità dei testi proposti agli studenti? Queste stesse domande si pongono in questo momento in cui si pensa all'impostazione del contenuto di testi digitali. Questa volta però avendo di fronte una possibilità infinitamente più ampia di produzione di materiale didattico, senza praticamente limitazioni di spazio o di peso,
e con facilità di rimandi a percorsi via rete in tutte le direzioni possibili. Come si auspica che debba essere strutturato il materiale didattico nella forma digitale? È opportuno dare indicazioni in merito e quali? Come ci si protegge dalla possibile diffusione di materiale scadente? A questi problemi se ne aggiungono altri che sono legati alla specificità del supporto digitale. Per esempio, come si garantiscono al tempo stesso accessibilità e protezione del materiale digitale? Come si garantisce la compatibilità con i principali sistemi operativi esistenti? Quali sono le condizioni minimali di funzionalità dei sistemi di comunicazione per poter partire? E la presente giornata quindi vuole dare un contributo alla discussione su questi temi e mettendo a confronto posizioni anche molto diverse tra loro, ascoltando la voce di esperti, dirigenti scolastici e rappresentanti delle case.